Bene, rimaniamo in termini gastronomici perché andiamo ad Acqualagna, dove in questi fine settimana si tiene la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, una fiera particolarmente ricca quest'anno in virtù del fatto che festeggia le nozze d'oro, i suoi 50 anni. Noi abbiamo in studio Andrea Pierotti, che è il sindaco di Acqualagna, che salutiamo subito. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera. Allora, che edizione è quella del 50° anno? Di celebrazioni sicuramente, perché 50 anni sono tanti, l'abbiamo voluto celebrare con un libro, con una pubblicazione che ripercorre un po' tutte le edizioni passate, un'edizione baciata dal sole e ora sembra anche dal tartufo, perché ecco, il periodo migliore per il tartufo è novembre e sta uscendo insomma, del tartufo pregiato, insomma, con una qualità importante. Ecco, quindi questo fine settimana e il prossimo ancora, l'altro ancora che saranno gli ultimi due, saranno insomma dal punto di vista della trifola insomma, i più pregiati. Sì, è possibile osservare l'oscillazione anche quotidiana ormai del prezzo del tartufo nel sito del comune acqualagna.com, dove c'è la borsa, la famosa borsa del tartufo, che veramente fa vedere le oscillazioni del prezzo. E sicuramente si sta abbassando notevolmente, per cui ecco, è partito un po' stentato, ma invece ora è veramente disponibile, la qualità ottima, e quindi fino al 15 novembre questa grande occasione di gustare il tartufo ad Acqualagna. Ecco, ha tagliato il nastro dell'inaugurazione un grande chef conosciuto in tutto il mondo, Gualtiero Marchesi, ha dato il via il là, però insomma è un susseguirsi di chef stellati, di eventi, avete messo insieme un programma veramente estremamente ricco e particolareggiato. Ricco perché ecco, il protagonista del tartufo è la piazza del tartufo, ma ci sono tanti avvenimenti legati alla cucina, al mondo della cucina, dalla cucina macrobiotica agli oli monovarietali e soprattutto questi chef che si alternano nello spazio più importante che è il Salotto da Gustare, questi cooking show stellati. Con cuochi anche stranieri e quelli televisivi, su più celebri, resi celebri dalla televisione, Giorgione, Valentina Scarnecchia e poi tanti personaggi anche nel mondo dello spettacolo. Sabato ci sarà Magali che ci viene a trovare sempre, momenti anche dedicati, no, alla cultura, mostre, presentazioni di libri, veramente una grande kermesse che abbraccia un po' tutte le eccellenze enogastronomiche locali e culturali anche. Ecco, in chiusura vi diciamo che tutto questo, tutta la magnificenza di questi 50 anni sono racchiusi in un volume che chi vuole può acquistare e ripercorrere un po' tutta la storia della vostra fiera. Un omaggio anche a chi compie 50 anni perché appunto chiediamo di celebrarlo in Acqualagna per tutti i cinquantenni, abbiamo un piccolo omaggio al tartufo, l'iniziativa si chiama 50 come te, quindi invitiamo anche quest'ulteriore fascia, no, a venire a festeggiare ad Acqualagna. Bene, grazie Sindaco per essere stato con noi e averci dato questo spaccato del nostro territorio. Grazie, grazie a voi.